La delusione è grande, difficile sbollire subito la rabbia per uno scudetto inseguito a lungo e volato via all'ultima giornata di campionato. Qualcuno prende a calci la panchina. Mihajlovic e Negro invece non riescono a trattenere le lacrime. Più defilato, il piccolo Gabriele prova a far sorridere l'illustre papà. E appena finita la partita, i giocatori del Parma guadagnano subito gli spogliatoi. Quelli della Lazio aspettano invece un miracolo, che però non arriva. A Perugia il Milan vince il tricolore, all'Olimpico in una straordinaria cornice di pubblico. La Lazio cerca di assorbire la botta, di reagire in qualche modo. Da buon capitano ci pensa Nesta a chiamare a raccolta i compagni di squadra. C'è una Coppa delle Coppe da alzare ancora una volta. Una coppa vinta a Birmingham da mostrare con orgoglio ai tifosi. Bisogna comunque festeggiare ed il popolo laziale risponde con grande partecipazione emotiva. In mezzo al campo il patron Cragnotti assicura: l'anno prossimo lo scudetto non ci sfuggirà. Anche Velasco è di questo avviso. Dobbiamo essere anche sportivi, fare i complimenti al Milan, che sono stati bravi a vincere questa ultima partita, a prenderci un punto. Ci proveremo l'anno prossimo, ci sarà una grande squadra con grande voglia di rifarsi e di portare questo scudetto a Roma. È stata una partita, come era prevedibile, dalle forti emozioni, vissuta inevitabilmente sull'asse Roma-Perugia. La Lazio doveva vincere per sperare, il Parma non aveva più nulla da chiedere a questo campionato. Tabelloni dello stadio spenti, ma radioline perfettamente in funzione, sia in panchina che sugli spalti. Parte subito in attacco la Lazio, ma il Parma non vuole fare una passeggiata sul prato dell'Olimpico e Marchegiani è subito chiamato ad evitare brutte sorprese. Il portiere della Lazio però si fa male ed entra al suo posto Ballotta. Ci pensa poi Salas a fare esplodere la curva nord, suo infatti il gol del vantaggio laziale. Intervallo in attesa di comunicazioni da Perugia. Dobbiamo iniziare quando iniziano loro, grida Mancini a Bazzoli. L'arbitro però fischia la ripresa con qualche minuto di anticipo rispetto al Curi e il Parma, con Vanoli in azione solitaria sulla sinistra, agguanta il pareggio. Lo stadio ammutolisce. Comincia però l'assedio alla porta di Buffon. Il portiere del Parma sembra insuperabile, ma ancora una volta Salas riesce a batterlo. 2-1, finisce così. Qual è stato il rimpianto più grande? Ma si può dire tutte le partite che abbiamo perso, si può dire il pareggio a Firenze settimana scorsa, che è costato il primo posto in classifica. Al Milan lo scudetto, alla Lazio Coppa delle Coppe, al Parma Coppa Italia, Coppa UEFA. Siamo tutti contenti, credo, alla fine.